La parola quotidiana di Dio. Rendere testimonianza a Dio significa principalmente parlare della tua conoscenza dell'opera di Dio, di come Egli conquisti le persone, di come le salvi, di come le cambi. Significa parlare di come Egli guidi le persone a entrare nella realtà della verità, consentendo loro di essere conquistate, rese perfette e salvate da Lui. Rendere testimonianza significa parlare della Sua opera e di tutto ciò di cui hai fatto esperienza. Solo la Sua opera può rappresentarlo e solo la Sua opera può rivelarlo pubblicamente nella sua interezza. La Sua opera gli rende testimonianza. La Sua opera e i Suoi enunciati rappresentano direttamente lo Spirito. L'opera che Egli compie è eseguita dallo Spirito e le parole che Egli pronuncia sono pronunciate dallo Spirito. Queste cose sono semplicemente espresse attraverso la carne incarnata di Dio, ma in realtà sono espressioni dello Spirito. Tutta l'opera che Egli compie e tutte le parole che Egli pronuncia rappresentano la Sua essenza. Se, dopo essersi rivestito della carne ed essere venuto in mezzo agli uomini, Dio non parlasse o operasse e poi vi chiedesse di riconoscere la Sua realtà, la Sua normalità e la Sua onnipotenza, saresti in grado di farlo? Saresti in grado di riconoscere qual è l'essenza dello Spirito e quali sono gli attributi della sua carne? È solo perché avete sperimentato ogni fase della sua opera se Egli vi chiede di rendergli testimonianza. Se non ne aveste fatto esperienza, Egli non insisterebbe con questa richiesta. Quindi, quando rendi testimonianza a Dio, non stai solo attestando il suo aspetto esteriore di umanità normale, ma anche l'opera che Egli compie e il cammino che conduce. Stai attestando in che modo sei stato conquistato da Lui e in quali aspetti sei stato reso perfetto. Questo è il genere di testimonianza che dovresti rendere. Se gridi ovunque tu vada, il nostro Dio è venuto a operare e la sua opera è veramente pratica. Ci ha guadagnato senza alcun mezzo soprannaturale, senza miracoli e prodigi. Altri chiederanno: che vuoi dire quando affermi che Egli non opera miracoli e prodigi? Come può averti conquistato senza operare miracoli e prodigi? E tu risponderai: Egli parla e ci ha conquistati senza mostrare alcun miracolo e prodigio. La sua opera ci ha conquistati. Alla fine, se sei incapace di dire qualcosa sull'essenza, se non sai entrare nei dettagli, si può considerare vera testimonianza? Quando il Dio incarnato conquista le persone, sono le sue parole divine a farlo. L'umanità non è in grado di realizzarlo. Non si tratta di qualcosa che un semplice mortale possa conseguire. E anche coloro che tra le persone normali hanno una levatura superiore sono incapaci di farlo, perché la sua divinità è più elevata di qualsiasi essere creato. Per le persone tutto ciò è straordinario. Dopotutto, il Creatore è superiore a qualsiasi essere creato. Gli esseri creati non possono essere superiori al Creatore. Se tu fossi superiore a Lui, Egli non potrebbe conquistarti. Può farlo solo perché è superiore a te. Colui che può conquistare tutto il genere umano è il Creatore e nessuno tranne Lui può compiere quest'opera. Queste parole sono testimonianza
il genere di testimonianza che dovresti rendere. Passo dopo passo hai sperimentato il castigo, il giudizio, l'affinamento, le prove, le difficoltà e le tribolazioni e sei stato conquistato. Hai messo da parte le prospettive della carne, le tue motivazioni personali e i segreti interessi della carne. In altri termini, le parole di Dio hanno conquistato totalmente il tuo cuore. Sebbene nella tua vita tu non sia cresciuto quanto Egli richiede, conosci tutte queste cose e sei totalmente convinto da ciò che Egli compie. Pertanto, questa può chiamarsi testimonianza. Una testimonianza che è vera e reale. L'opera che Dio è venuto a compiere, l'opera di giudizio e castigo, ha lo scopo di conquistare l'uomo. Ma Egli termina anche la sua opera, mette fine a quest'età e svolge l'opera conclusiva. Pone fine all'intera età, salva tutta l'umanità liberandola dal peccato una volta per tutte e guadagna completamente il genere umano che Egli ha creato. Ecco tutto ciò di cui devi rendere testimonianza. Hai sperimentato così tanto dell'opera di Dio, l'hai vista con i tuoi occhi e l'hai vissuta di persona. Quando sarai arrivato alla fine, non devi essere incapace di adempiere la funzione che ti spetta. Sarebbe un vero peccato. In futuro, quando verrà diffuso il Vangelo, dovresti essere in grado di parlare della tua conoscenza, attestare tutto quel che hai guadagnato nel tuo cuore e non risparmiare alcuno sforzo. Ecco ciò che un essere creato dovrebbe conseguire. Qual è il significato reale di questa fase dell'opera di Dio? Qual è l'effetto? E in che misura viene realizzata nell'uomo? Che cosa dovrebbero fare le persone? Quando saprete parlare con chiarezza di tutta l'opera compiuta da Dio incarnato dopo la sua venuta sulla terra, la vostra testimonianza sarà completa. Quando saprai parlare con chiarezza di queste cinque cose, il significato, il contenuto, l'essenza della sua opera, l'indole che l'opera rappresenta e i suoi principi, ciò proverà che sei capace di rendere testimonianza a Dio e che possiedi davvero la conoscenza. Ciò che vi chiedo non è molto ed è conseguibile da tutti coloro che ricercano veramente. Se sei determinato a essere uno dei testimoni di Dio, devi comprendere ciò che Egli detesta e ciò che Egli ama. Hai sperimentato molto della sua opera e tramite essa devi arrivare a conoscere la sua indole, a capire la sua volontà e i suoi requisiti per l'umanità e utilizzare questa conoscenza per rendergli testimonianza e adempiere il tuo dovere. Puoi solo dire: conosciamo Dio. Il suo giudizio e il suo castigo sono molto severi. Le sue parole sono molto dure, sono giuste e maestose e inviolabili da parte di qualsiasi uomo. Ma quel che dirai, in definitiva, provvederà all'uomo? Qual è il suo effetto sulle persone? Sai davvero che quest'opera di giudizio e castigo è estremamente vantaggiosa per te? Il giudizio e il castigo di Dio stanno rivelando la tua ribellione e corruzione? Possono purificare ed espellere le cose luride e corrotte che sono dentro di te? Se non ci fossero alcun giudizio e castigo, cosa ne sarebbe di te? Riconosci davvero il fatto che Satana ti abbia corrotto fin nel profondo del tuo essere? Oggi dovreste equipaggiarvi di queste cose e conoscerle bene.